come si vede dallo sfondo, c'è già una società terna qui vicino da noi. Quindi non sono affatto d'accordo per il fatto che come obiettivo, come ambiente, poteva scegliere qualcos'altro, visto che già abbiamo quasi un ettaro di centrale qui nella zona. Quindi non sono d'accordo per il luogo dove è stato fatto questo progetto, perché magari il progetto può anche essere virtuoso, ma in questo caso qui già abbiamo un grosso progetto che è stato fatto già anni fa, per cui non sono d'accordo. Utilizzeranno strumenti che dicono che impatto ambientale non saranno dannosi, ecco perché il nostro sindaco Seri probabilmente l'ha approvato, però noi non siamo assolutamente convinti di questo, è la nostra preoccupazione maggiore, quindi vorremmo che ci sia più chiarezza nel progetto che hanno fatto, di parametri ben precisi per rispettare il campo elettromagnetico al quale ci espongono. E noi siamo preoccupati per la nostra salute, al di là dell'impatto visivo che a quanto pare mette in difficoltà addirittura Ponte Murello, che non è Carrara, è al confine. Quindi se mette in difficoltà loro per un discorso visivo, pensate noi per l'impatto ambientale visivo e soprattutto della salute del campo elettromagnetico al quale ci espongono, e questa è la preoccupazione maggiore. Già oggi nella zona stiamo riscontrando numerosi disagi, infatti sono da mesi che noi cittadini del territorio ci stiamo lamentando per l'inquinamento acustico e luminoso legato a questo impianto. Le opere compensative verranno realizzate a Fano, mentre invece i danni li stiamo ricevendo noi, e quindi chiediamo che almeno i danni che noi subiamo vengano compensati qui nel territorio di Carrara e non vengano sfruttati questi soldi altrove. Dal comune di Fano purtroppo non abbiamo avuto nessun feedback, nessun riscontro, non sappiamo se ci sarà un incontro anche con la cittadinanza, cosa che noi saremmo molto contenti di avere, per potersi confrontare, per sapere quali saranno i lavori di ampliamento, visto che è già stato scelto il luogo Carrara, e anche per sapere come, da che parte verrà poi ampliata. Stiamo parlando di un ampliamento esagerato, proprio qui a Carrara, dove già noi sono anni che sopportiamo i disagi della centrale. Visto che Cartoceto si è mosso, il sindaco di Cartoceto si è esposto, ha chiesto anche a livello ambientale delle strutture, delle opere compensative, per Fano, per Carrara, chi deve pensare a questo? Ovviamente sarebbe opportuno l'intervento del sindaco e dei suoi collaboratori, con cui spesso abbiamo cercato un riscontro, ma purtroppo spesso è stato molto difficile o impossibile, gli incontri non ci sono mai stati, alle telefonate non si risponde e alle mail uguale, allo stesso modo. Quindi siamo molto preoccupati, avremo bisogno di un confronto il prima possibile. Io aspetto un bambino, sono quasi di 7 mesi, vorrei tutelare questo bambino i danni che verranno creati se veramente gli ampliamenti verranno fatti, se comunque anche a livello di salute ci sono dei pericoli, che comunque venga fatto qualcosa, perché dobbiamo tutelare soprattutto anche le nuove generazioni che future che nasceranno, non solo mio figlio ma tutti i bambini che nasceranno.